Bentornati tutti quanti su Bufera TV, io sono sempre Jason, adesso vi riporto la video recensione di Il Re Leone. Allora, un attimo solo. Allora, eccoci. Allora, Il Re Leone. Cosa posso dirvi del Re Leone? È Il Re Leone, nel senso uguale il cartone, quindi non aspettatevi di versificazioni, anche se ci sono alcuni particolari che mi hanno abbastanza interessato. Il primo tra questi è il fatto che comunque c'è una contraddizione nel fatto di Timone e Pumba, che qui sono perfetti, fantastici e fanno morire da ridere. Pumba viene spiegato il filone per il quale motivo è nato quel nome. Posso dirvelo da veramente il fatto che lui da piccolino lo prendono in giro, lo continuano a scorreggiare, essendo un fagossero, una specie di cinghiale, e non è nato questo osservativo. Questa cosa nel cartone non c'era stata, quindi mi ha fatto molto piacere vederla qui. Veramente tanto piacere mi ha fatto. E a parte questo, poi, la morte di Mufasa, fantastica, però qui è ancora più drammatica, perché hanno messo gli animali realistici. Questo potrebbe essere il film che vincerà il premio Oscar con miglior computer grafica dell'anno. È già candidato a questa cosa e secondo me la vincerà. La morte di Mufasa è molto reale perché muore come quando combattono veramente i leoni, nel senso Scar gli tira una zampata, lo ferisce gravemente e questo perde la presa e cade su dal dirupo, dove Simba addolorato lo ritrova. Ecco, Simba, posso dire che intanto le iene qua, ve lo dico dopo, Simba, le iene sono state stupende, proprio cattive, al punto giusto, e questa è una cosa che mi è veramente piaciuta. Poi, il fatto di Simba, perché Simba non mi ha fatto... cioè, Simba funziona come personaggio. Il problema è che nel momento in cui Mufasa muore, Simba non ha questa espressione di dolore troppo grande, non ha neanche il cartone per carità, però il problema del Re Leone qui è che alcune parti non mi hanno fatto emozionare quanto mi facevano emozionare quando ero bambino. Sarà perché la prima volta era comunque il cartone con cui tutti siamo cresciuti, Re Leone è un capolavoro della Disney, un capolavoro della nostra infanzia. Ma soprattutto è stata la storia del cinema Re Leone, perché Re Leone ha lanciato le canzoni di Vania Spagna, Il Cerchio della Vita, che è una canzone che è diventata culturissima negli ultimi anni, ed è anche una canzone simbolica, il Cerchio della Vita indica appunto la vita in sé, come funziona, ed è una cosa bellissima. Poi è cantata la Spagna ancora più bella, qui è cantata la Mengoni, che non mi dispiace, è stato abbastanza bravo. Ho trovato Mengoni meno bravo sul doppiaggio, ecco, non che ha fatto completamente schifo, però Mengoni secondo me se l'ha cavata meglio su appunto questa cosa delle canzoni, perché sul doppiaggio ho trovato delle parti che secondo me non erano molto attaccate a quello che lui voleva spiegare a dire. Invece Elisa è stata bravissima come cantante, lei doppia Nala, e come doppiatrice di Nala è fantastica, ragazzi, cioè non si niente da dire, Elisa si è dimostrata... oltre a una cantante bravissima, anche una doppiatrice eccezionale, veramente, su tutti i punti di vista. Mengoni si è cavicchiata come Simba. Poi vabbè, lasciamo perdere, abbiamo Luca Ward che doppia Mufasa. Luca Ward è una garanzia, ragazzi, non può far schifo Mufasa. Infatti non lo fa, la voce di Mufasa, quando spiega a Simba come funziona la vita e che tutto quanto il suo regno gli apparterrà quando lui diventerà re, è bellissimo. Scar anche mi è piaciuto il doppiaggio, perché Scar ha una voce viscida, inquietante a un certo punto anche, proprio come personaggio. Poi non capisco perché ha messo la crinina nera, solo dei patuffoli neri qua tipo sul collo, l'orecchio manzucchiato, la cicatrice lo rendono appunto un leone di sertore, tra virgolette, quindi mi fa piacere questa cosa. E le iene sono malefiche, lo stato pure, infatti quando Scar muore alla fine, che Simba lo butta su dal dirupo ma non muore, è ancora vivo, arrivano le iene che se lo mangiano, proprio come il cartone, ma qui in modo più violento. È tutto molto più realistico e violento, perché stiamo parlando di un film fatto in CGI, è vero, ma con gli animali che si comportano in maniera realistica. Gli animali da questa CGI cast mi sembrano leoni veri a me, non mi sembrano fatti in computer grafica, c'è una grossa differenza qui. Hanno usato la CGI bellissima, perfetta,
perfetta. Sono Bravo è il regista di Re Leone, ha diretto anche di Brother Asuka. Lui tanto è anche Happy Hogan nel Marvel Cinematic Universe. Però il regista Son Favreau è stato bravo anche nel libro della sigla, ma lì c'erano anche gli elementi umani da toccare. Se anche Mowgli, che era una persona, era proprio un live action. Questa invece è una trasposizione richiamata all'era contemporanea, ma è stato bravissimo ad adattarla. Io non capisco le critiche fredde che ha avuto questo film, veramente, perché se criticate freddamente questo film, criticate freddamente anche il cartone originale. È uguale. Però capisco il perché l'ha avuto, nel senso, alcune cose, come ho detto prima, sono rimaste un po' fredde. Però se voi vedete tutto il complesso, il film funziona alla grande, intrattiene per 118 minuti, adesso non mi ricordo quanto dura, però comunque intrattiene veramente bene il film. La morte di Mufasa è simbolica, io mi sono messo a piangere come una fontanella in quel momento. E poi Simba, sì, non è molto emotivo, ma non era neanche nei cartoni, ragazzi. Cioè, Simba non era mai stato emotivo verso la morte di Mufasa. Quindi, giusto, Rafiki. Rafiki mi è piaciuto anche. Timone e Pumba l'ho detto, fantastici, perfetti. Rafiki e Zazu, soprattutto, mi è piaciuto. Altro Zazu dice le stesse identiche battute. Ve l'ho detto, è un copia di ciclo. Quando Rafiki porta Simba a guardare il lago, poi guarda verso il cielo, vede il padre che gli parla, gli dicendogli che ricordati tu chi sei, tu sei un re, tu sei mio figlio. E quando Rafiki gli dice che guarda che Mufasa non è mai morto, tuo padre è ancora vivo, vive dentro di te, io mi sono messo a piangere perché è bellissima quella frase. Ti fa capire appunto tutto quello che il padre voleva da Simba. E il fatto che Scar dice a Simba che è colpa sua se ha ucciso il padre, è stato un incidente. Lì in quel momento si sente triste perché si sente veramente in colpa per una cosa che ha fatto, ma quando scopre che è stato Scar è bellissimo, perché lì si arrabbia talmente tanto che riesce a sconfiggere Scar, mi piace. La battaglia finale con le Iene, ad esempio, se Timon e Pumba, che questa è una cosa diversa ma anche senso, nel cartone loro facevano la danza col tutone per distrarre le Iene, qua non potevano metterlo, perché qui stiamo parlando di un film con animali realistici. Fatti in CGI, ma comunque realistici, quindi non potevano mettere un fagossero che mi si metteva a ballare col tatun, se non ha senso, capite? Mi piace comunque l'idea di riadattare questi reaction. Certo, potevano cavarsela un po' meglio con Re Leone, perché secondo me se mettevano quella sofferenza che si è fatto cresciuto per tutti quegli anni, con le situazioni clamorose, secondo me poteva essere anche migliore come prodotto. Però intrattiene e quindi sono contento. Fatemi sapere come commento sotto cosa pensate. Il mio 8 per il Leone è 8. Noi siamo al prossimo video del sensore. Ciao a tutti, ricordate di iscrivervi al nostro canale.